Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Mi scuso con voi perché ho il ventilatore puntato addosso perché qua dentro fa troppo caldo e sinceramente non riesco a stare senza il ventilatore. Non so se sentite il motorino, l'autoclave, la qualunque, perché ho le porte aperte, perché si squaglia veramente. Volevo ringraziare alcune persone che mi sono state vicine in un blackout che mi è capitato personalmente, nel senso che non sono stata bene io. Volevo ringraziare Laura della Cucina del Cuore, Antonella dei Consigli di Antonella 2 e Fabiana Lizzi. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando un grandissimo bacio perché oltre ovviamente alla mia famiglia, loro mi sono state vicine anche quando non riuscivo nemmeno a tenere il cellulare in mano, quindi a messaggiare, hanno capito la situazione e mi hanno corteggiata, e mi vogliono bene, quindi li volevo ringraziare. Adesso va bene, mi sono ripresa e niente, volevo farvi dei video perché ho il salotto pieno, perché nel periodo dove non sono stata bene, quindi quasi 2 settimane, non ho comprato niente, però poi ovviamente alzandomi dal letto sono riuscita a spendere soldi come sempre e niente, quindi iniziamo, vi faccio vedere, prima mi devo truccare. Bevo. Adesso mi trucco con gli ultimi prodotti che vi ho fatto vedere negli ultimi video, quindi che poi non sono proprio gli ultimi prodotti. Allora, voi dovete capire che quando una persona sta in blackout totale si dimentica anche il nome di battesimo, in poche parole. Comunque, volevo fare un make up che avevo visto su una modella e credo che inizierò così. Parleremo di cosa non lo so, ma iniziamo. Allora, iniziamo subito con il correttore. Sapete tutti che metto il primer occhi, io utilizzo questo qui come correttore. Allora, ho un bel po' di video da fare perché me la sono presa comoda, oltre che non riuscivo nemmeno a stare all'impiedi, ma questi sono dettagli. Non è successo niente di particolare, non ci dobbiamo allarmare, sono cose che succedono e a me ogni tanto succede, però tutto a posto. Io veramente ringrazio tantissimo loro tre perché mi hanno cercata e confortata in tutte le maniere. Ovviamente sono cose che passano, non è che dice poi il caldo, diventa tutta una cosa pesante. Utilizzerò questa qui della Carnival e poi volevo utilizzare l'Amethyst della XX Revolution, una ragazza mi aveva scritto di sapere com'era e tutto. Prendo la foto, sempre se me la ricordo, dovrebbe essere questa, una foto normalissima. Allora, volevo fare qualcosa tra il viola e il rosa. La ragazza, la modella, ha qualcosa di viola sugli occhi, ma qualcosa così di viola, sapete, viola. Prenderò Blackberry della Be Perfect e niente, perciò lo metterò qua e niente. Voi cosa mi raccontate di bello? Avete visto la partita? A me è piaciuta tantissimo. La sportività dell'Inghilterra ha lasciato veramente a bocca aperta tantissime persone. Non me l'aspettavo sinceramente, ma non mi aspettavo una cosa del genere, una cosa orribile, cioè orribile.
soprattutto questo senso di vandalismo anche nei confronti di quei poveri italiani che cioè, hanno visto la partita e tutto, cioè, ma la sportività non fa parte della vostra cultura, sinceramente. Invece la cosa che mi ha letteralmente piaciuta e sono rimasta super, ma super contenta, è stata vedere su TikTok, perché guardo spesso le cose su TikTok anche. Anzi, se volete seguirmi, sono anche su TikTok. Adesso sto ricominciando, però ci sono anche dei video piccolini su TikTok. Vedere tutte le nazioni arabe, musulmane, tedesche, francesi, di tutto e di più, spagnoli, di tutto e di più, tifare per la nostra Italia. Quindi è stata una cosa bellissima, mi è piaciuta tantissimo. Ed è stato molto molto emozionante, cioè io non ho visto nessuna nazione tifare Inghilterra, cioè tra Italia e Inghilterra tutti tifavano Italia ed è stata una cosa bellissima, almeno al centro dell'attenzione per cose diciamo più particolari e più carine e quindi l'ho trovata una cosa molto molto bella. Questa è stata diciamo una cosa bella visto che hanno nominato l'Italia in modo particolare e devo dire che mi è piaciuta molto di più questa situazione. Il fatto anche di vedere persone di abbracciarsi anche se nemmeno si conoscevano, perché io ho guardato tutti i video possibili e immaginabili, oltre che sono anche uscita a festeggiare il tutto. Vedere tutte quelle persone che nemmeno si conoscevano, ma si abbracciavano come se tipo eravamo amici di vecchia data, non lo so, una cosa del genere. Quindi è stata una cosa. Adesso metterò Tahiti e lo sfumo nella parte di sopra. Ed è stata una cosa molto molto bella, cioè veramente. Io mi sono anche molto emozionata a vedere tutto quello, cioè vedere tutte quelle persone che in quel momento non facevano caso a chi fosse, ma si divertivano. Io tipo ad esempio vi faccio un esempio qui a Palagonia, no? Giravamo con le macchine, io sono andata con mio nipote. Ci siamo fatti il giro con le macchine, mi fa zia, ma quello ti sta salutando? No, zia, le ho detto, sono felici che ha vinto l'Italia e quindi ti salutano, ma non è che ti stanno salutando a te perché ti conoscono, perché erano ragazzini, no? E poi lei si divertiva, zia, quella è senza maglietta. C'erano persino persone con le mutande, cioè, mi fa, guarda zia, ha detto, ma li becchi tutti tu? Lei vedeva queste cose e rimaneva a bocca aperta, la bambina era proprio contentissima di quello che stava vedendo. Adesso metterò Lilac, che è un rosellino, sempre nello stesso punto, volevo riscaldare un po' il colore. E poi invece per quanto riguarda la partita, la cosa più bella, sinceramente, è stato quando Chiesa ha chiamato col cellulare, Siri chiama la mamma. Cioè, io mi sono emozionata perché mi sono immedesimata alla mamma di Chiesa, proprio ho detto guarda, la prima cosa che ha fatto ha chiamato la mamma, quindi è una cosa molto bella, cioè un'emozione unica. Poi il fatto anche che di solito quando si guardano le partite, io sto provando la Amethyst di XX Revolution, che è questa qui, e voglio utilizzare questo rosa e poi questo qui all'inizio dell'occhio. Metterò questo su tutta la palpebra e poi questo. E la cosa che mi è piaciuta di più è che di norma quando vediamo le partite, specialmente quando arriviamo nei rigori, di solito cosa succede? Che aspettiamo che il calciatore, il rigorista, segna questo benedetto gol, no?
Non so se se si vede o devo mettere una base. Mi sento capelli dappertutto. Non so se mettere la base sotto. Se si vede lo stesso. Boh, sembra di sì. Comunque, il fatto che il rigorista, vediamo se mi guardo qua meglio, il rigorista fa questo gol e quindi invece siamo rimasti fregati perché è stato proprio Donnarumma a salvare la partita invece in questione. Quindi è stato molto molto più bello, veramente. Perché una volta ogni tanto anche i portieri devono avere la loro vittoria. E quindi in questo caso è stato proprio lui a vincere. Ed è stato molto molto emozionante, veramente. Molto molto bello. Poi Donnarumma ha l'età di mio figlio. Quindi sinceramente è come se tipo stesse giocando mio figlio, no? Quindi ti senti come se dici, ah, è mio figlio. Cioè non lo so se vi capita anche a voi questa cosa. Io ho un modo molto particolare di truccarmi, se non ci state facendo. Vabbè, ci ho perso mano. Non vi dico da quando io non mi trucco. Non ve lo dico perché non vi voglio far mettere paura. Di sicuro dall'ultimo video che vi ho fatto. Quindi da un bel po' veramente. E che volevo scendere con la base viola un pochettino. Perché volevo sfumarla un po'. Vediamo se ci riesco. Io non lo so voi, ma il caldo è una cosa insopportabile. Cioè, poi qua in Sicilia sapete che il caldo è abbastanza forte. La cosa bella è che ho conosciuto Laura della Cucina del Cuore, è venuta, ovviamente lei è anche siciliana, è venuta nel suo paese, quindi ci siamo viste, è stato bellissimo, ci siamo fatte le foto, le ho fatto conoscere la mia famiglia, quindi ci siamo veramente divertite tantissimo, abbiamo mangiato la pizza e ci siamo divertiti, va in poche parole. Bello, bello. E adesso non vedo l'ora di conoscere le altre ragazze del gruppo, tra cui Irene che ha il canale Irex in the Wonderland e Irex ai Fornelli e a casa d'Aricio, Maria. E quindi sono molto molto contenta di conoscere anche loro. Sto mettendo l'altro colore nella parte iniziale, che sembra molto più forte, non so. Certo, doveva sbattere anche la porta mentre c'era. Molto bello questo colore. Devo dire che questa palettina mi piace. Questa l'ho presa per sbaglio, tra virgolette, ma invece e niente, ogni tanto ci vuole. Sapete quando? Allora, io non esco più, giusto? La vita che facevo prima, la vita non c'è più, nel senso che qui lavorano tutti, lavorano tutto il giorno, automaticamente non ho la possibilità di uscire e tutto, quindi ahimè non si esce, quindi certe volte mi sa inutile truccarmi, sistemarmi, perché cosa? Cioè non c'è un senso, no? E quindi non lo faccio, scusate, non mi trucco. Però ogni tanto sapete che ci vuole una bella sistemata. Poi io perdo sempre le cose. Come mai io perdo sempre le cose? Mi date una motivazione perché io perdo sempre le cose? Ma poi ho ricambiato ovviamente la postazione dell'ultimo video che voi avete visto. Vabbè, non trovo il piegaciglia. E adesso metterò l'Ultra Tech mascara di Kiko. Adesso
adesso andrò a fare una base, però siccome devo fare un'altra tipologia di video, andrò a fare la base e poi ritorno da voi per quanto riguarda questo video. Ci vediamo dopo. Allora, ho fatto la base, stavo per mettere blush e poi mi sono dimenticata che devo finire gli occhi. Allora, per finire gli occhi io ero indecisa nel mettere sempre il viola o il rosa, ma vorrei mettere il rosa e voi sono sicura che siete d'accordo con me, e quindi metteremo il rosa. Allora, utilizzerò questo pennellino piccolino e metterò Fruit, che è un color Fruit, e lo metto qui. Ho già fatto la base, come vi stavo dicendo poco fa. Prima devo mettere un po' di viola. Allora, metto sempre Blackberry per continuare la parte di sopra. Perché mi piace che ci sia sempre un continuo, una linea, diciamo, dritta, che continua proprio per la fine dell'occhio. Poi utilizzo Fruit, che è accanto a Blackberry, ed è una specie di rosa viola, tipo prugna, però prugna chiaro. C'è un po' di vento fuori, c'è un po' di vento. Forse fuori oggi si può stare bene, eh? Vediamo se siamo fortunate oggi, perché sinceramente nemmeno a orari, diciamo, più particolari si riesce più a stare. Che non so se a voi vi sta capitando la stessa cosa in varie parti d'Italia dove siete, che non si può stare nemmeno tipo alle 8:30, 9:30, 10, niente. Proprio una persona deve chiedere aiuto a quell'orario proprio per riuscire a stare, ma niente, tranne che sei in posti, diciamo, più aperti. Allora, sto mettendo l'ombretto che ho messo sopra anche nella parte sotto, lo stesso ombretto. Mi piace tantissimo questo ombretto, molto bello e molto luminoso. Il mascara devo dire che non è che mi sia piaciuto tantissimo, eh? Vediamo se non ce l'ho secca secca e rimetto il mio amato di Astra. Allora, avevo deciso di mettere il quad, questo qui di Astra, che è il Pink Romance, e stavo mettendo il blush, questo qui, proprio sulle gote. Infatti lo stavo per mettere e poi mi sono ricordata della fine dell'occhio. Non so se a voi capita la stessa identica cosa, ma a me capita spesso. Qui è rimasta una macchia. Non so come mai, forse perché mi sono trattenuta nello sfumare. Si è formata una macchia. Sapete che è strano toccarsi? In un periodo così particolare
mi risulta strano anche toccarmi. Che cosa buffa. Vado a mettere l'illuminante. Non vado a mettere terre o altro perché non voglio riempirmi di prodotti, sinceramente. Poi in questo periodo non riesco a scolpire il viso perché lo vedo un po' più cicciottello, quindi non vedo. E vado a mettere una tinta labbra. E metterò quella che ho qui a portata di mano, che è queste qui di Maybelline. Vediamo quale mettere tra queste tre. Io non mi ricordo se negli altri video l'ho utilizzato, però questo è quello che mi piace di più in base anche al makeup che ho fatto, ed è la 165 Successful, che è questo nude, però che si abbina benissimo. C'è nude, chiamiamolo nude. Metterò la matita questa qui di quella che è più temperata, però quella più temperata, cioè questa qui, Soar. Metterò Soar, vediamo come viene con Soar. Anche se preferisco quello più nude, come questo è più chiaro, sì. Questo, il 140 Solist. Quello nude mi piace di più, sì. È identico, non ci avevo fatto caso. È identica la matita, molto particolare. Quindi Soar è il, lo potete associare benissimo al 140 Solist di Superstay della Maybelline, perché sono identici, proprio identici. Bene, questo è il risultato finale. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace questo abbinamento, e se vi piacciono soprattutto queste palettine della XX Revolution. Devo dire che mi piace tantissimo l'abbinamento, si vede proprio il distacco dei due colori, nel senso si vede il distacco perché sono dei due colori diversi, ma mi piace tantissimo il contrasto che fanno tra di loro. Devo dire che mi piace. Poi l'abbinamento con le labbra mi piace tantissimo, il fatto di avere un nude, non proprio di quei colori molto sgargianti, perché ovviamente non è che dice devo fare chissà che cosa, ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Bene, questo è il make-up per quanto riguarda oggi. Già sto morendo dal caldo e ancora non sono uscita di casa. E niente, io mi sorseggio la mia tisana fredda. Mi sorseggio la mia tisana fredda e niente, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, ditemi cosa ne pensate e ditemi se siete contenti ovviamente del mio ritorno. E niente, io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, veramente se vi è piaciuto, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!